Ma buongiorno ragazze, come state? Allora, oggi voglio fare un video con voi per quanto riguarda la night routine aggiornata. Perché insomma qualcuno mi aveva fatto questa domanda, che cosa usi la sera prima di andare a dormire? Facci vedere, facci vedere. E quindi ora vi parlo un po' di questo e vi dico che cosa utilizzo. Vi faccio vedere in realtà tutti i passaggi adesso, anche se non è notte, ma devo togliere il trucco, quindi faccio gli stessi passaggi che farei la sera. Li faccio tutti con voi, tranne uno, tranne il trucco occhi, perché dopo devo ritruccarmi, però dato che farei comunque lo stesso trucco agli occhi, lo lascio. Ora ho solamente un po' di terra, il rossetto, oltre al trucco occhi, e dato che poi devo fare un trucco un po' diverso col fondotinta, eccetera, eccetera, fra 4-5 ore, e allora decido di toglierlo. Quindi ora andiamo di là e vi faccio vedere tutto passaggio per passaggio. Bene, prima di tutto, per togliere il trucco degli occhi, io utilizzo questo struccante della Sien, struccante occhi. In realtà della Sien avevo provato anche un altro tipo, quello bifasico. Mi trovo davvero bene, ha questo sistema qui, quindi io appoggio il dischetto, spingo ed esce il prodotto. Tampono così. Appoggio i dischetti sugli occhi, massaggio un po' e lo tolgo. Quindi questo è il primo passaggio. Non è oleoso, quindi non è bifasico, però non brucia gli occhi, toglie il trucco perfettamente e quindi cosa volere di più? E uso questi dischetti qui, semplici, dello Shine. Successivamente, che cosa vado a fare? Vado a usare questa crema detergente da massaggio per il viso di l'Erbolario, che mi piace molto. Ve ne ho anche parlato di questa qui, come di altri prodotti che utilizzo nell'ultimo video, che si chiama Senza di voi, senza questi prodotti non posso vivere, mi pare, non voglio stare senza di voi, un titolo del genere. Vi avevo parlato un po' meglio di questi prodotti, alcuni di questi che utilizzo oggi, che mi piace molto, ha un profumo fantastico, toglie bene il trucco, lascia la pelle setosa, lava bene, quindi cosa volete di più? Ne prendo una quantità di questo tipo, la appoggio sul viso. Dimenticavo una cosa, lo struccante occhi lo passo anche sulle labbra, quindi dopo aver fatto questo passaggio qui sugli occhi, vado sulle labbra per togliere il rossetto e poi utilizzo questa crema. Ok, la massaggio un po'. Poi inumidisco un po' le mani, faccio questo. Di solito io non uso spazzole, spazzolette. A volte sì, a volte o uso questa per massaggiare la crema detergente in questo modo, oppure utilizzo una spazzoletta del genere, però non troppo, ecco, non la uso troppo. E questa ruota, ora ha le batterie scariche, però ruota. Massaggio così, quando ho un po' più di tempo faccio questo passaggio, quando non ce l'ho, amen, non la utilizzo. Tampono, tampono così. Ovviamente non è andato via il rossetto, quindi lo vado a togliere, sempre utilizzando questo struccante. Ok? Che lo toglie comunque. Quando la pelle adesso è bella libera ed asciutta, vado ad utilizzare il tonico. Il tonico, io utilizzo questo qui che mi aveva inviato un'azienda tempo fa, di Artistry, anti imperfezioni, questo qui, lozione anti imperfezioni. Mi piace molto, però vi devo dire la verità, oltre all'effetto che il tonico può avere sul viso, mi piace perché mi aiuta a eliminare il trucco in eccesso. Mi metto un po' qui, ecco, e vado a fare questo lavoro.
è un bel passaggio perché poi lo vedo sempre un po' sporco dopo averlo utilizzato, vedete? Non so se si vede. E sono appunto i rimasugli di fondotinta che si vedono, i rimasugli che ci sono ancora. Perfetto, butto. Una volta finito, di solito aspetto un secondo per far asciugare il tonico che c'è ancora un po' sul viso. Ecco, a questo punto vado ad utilizzare il siero di sera, anche di giorno in realtà, perché si può utilizzare anche di giorno. Utilizzo il siero di Estée Lauder, questo qui, l'Advanced Night Repair, però di questo io ve ne parlerò in modo più dettagliato più in là. Di questo ve ne ho parlato anche nel video Non posso stare senza di voi, perché mi sta comunque piacendo tantissimo, quindi io vado a fare questo. Ne prendo un po', lo metto qui sulla punta delle dita, faccio così, ecco, e lo stendo in questo modo. Questi prodotti, tutti questi che uso in combo, per me sono spettacolari. Mi danno una pelle davvero fantastica e alcuni dei problemi che avevo si stanno attenuando sicuramente. Adesso che cosa succede? Di solito per quanto riguarda la crema, non metto mai, devo dirvi la verità, la crema al contorno occhi, quella apposta, anche se ce l'ho e vorrei finirla. E utilizzavo questa di Sien, l'eye cream, questa qua. Non la uso quasi mai, però vabbè, ora già che ci sto la vado ad utilizzare. Ne metto un po' qui sull'anulare e vado a fare questo lavoro picchiettando, ok? Si mette di solito prima della crema viso perché ha una consistenza, ecco, più leggera rispetto alla crema viso e quindi penetra meglio se non c'è la crema viso al di sotto. Quindi faccio questo lavoro qui, ok? Però vi ripeto, non lo faccio quasi mai, ecco, è un passaggio che evito. Adesso per quanto riguarda la crema viso, io vi dico che di solito utilizzo questa qui, che è la crema botanica, crema viso, S-Revitalize, questo tipo qui, di cui vi ho parlato anche nell'ultimo video, nel video precedente a questo, che utilizzo anche di giorno, si assorbe in un attimo. Questa crema è veramente fantastica, è leggera, devo dirvi la verità, almeno per me, ecco. Quindi si assorbe subito e non si sente più sulla pelle. Quando a volte voglio nutrire di più la pelle, magari me la sento più secca, ecco, io vado ad utilizzare una crema un po' più pesante, che non mi piace assolutamente utilizzare di giorno, perché poi devo truccarmi, devo fare le mie cose, non voglio sentire questo pastone qui. Però di notte vado a dormire, quindi alla fine non fa niente se sento la pelle, se sento di più il prodotto sulla pelle. E quindi quando succede questo, vado ad utilizzare sempre dell'erbolario, della stessa linea all'olio di argan e crema viso, con estratto di foglie di argan, più luminosità e più compattezza, questa crema qui, che è fatta in questo modo, semplice, odore fantastico, però secondo me, ecco, si sente un po' di più sulla pelle. Di notte, ecco, preferisco mettere quelle creme in realtà che compro, ma che poi risultano essere troppo pesanti. Le uso, le compro pensando che possano andare bene per il giorno, però quando mi accorgo che in realtà sono troppo ricche, le metto di notte. In realtà faccio questo, poi lavo i denti, se vi può interessare, lavo i denti, metto il burro cacao, la crema mani e vado a dormire. Già che ci sto, finiamo tutto con la crema viso. Sono un po' distrutta comunque, però vabbè, dovrei riposare un po' di più. Una bella crema viso,
perfetto. E io direi, ragazzi, che ho finito. Ho finito proprio. Questa, quello che io faccio la sera per andare a dormire è terminato. Tutto qui. Faccio questo. Quindi spero che comunque il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante. Se avete delle domande, fatemi sapere, perché io vi leggo, vi rispondo, e quindi niente. Ci vediamo presto in un altro video. Ciao!